Ben trovati nella puntata di Gol, una puntata che sarà piuttosto articolata con l'amico e collega Ermanno Ricci. Ermanno, allora, pareggio del Pescara, ma ci sono stati dei risultati piuttosto eclatanti. Se riesci in pochi minuti a farci un po' il quadro della situazione della terza giornata. Bene, intanto un cordiale saluto agli amici telespettatori. Devo dire che questa trasmissione si chiama Gol perché il Pescara fa molti gol e ne subisce tanti, ecco perché, parafrasando un pochettino il titolo della trasmissione. La terza giornata è iniziata con l'anticipo tra Pescara e Frosinone che è terminata 3-3, però c'è da mettere in risalto la vittoria della Cremonese che ha maramaldeggiato sul campo della Provercelli vincendo 4-1. E poi sempre il solito, diciamo così, Carpi che vince con 1-0 nei confronti della Salernitana e poi balza al comando della classifica. Infatti il Carpi comanda la classifica con 9 punti a punteggio pieno, anche se questa sera dovrà giocare il Perugia contro il Cittadella. Il Frosinone si è collocato al secondo posto. Poi abbiamo appunto Perugia, Cremonese, Avellino e Parma con 6 punti, Palermo e Venezia con 5 insieme all'Empoli e alla Ternana e Pescara con 4 e poi seguono altre squadre. Che cosa ci dicono queste prime tre giornate? Che il Pescara ha messo a segno 10 gol, è la squadra più prolifica della Serie B. Anche se Perugia deve giocare anche a Cittadella e finora ha segnato 8 reti, ma l'Avellino pure ha messo a segno 8 reti, il Frosinone, la Cremonese e l'Empoli 7 gol, Bari, Palermo e Ternana 5, Cittadella ed Ascoli 4, Carpi, Salernitana, Antella e Foggia 3, Parma, Venezia, Novara, Spezia e Brescia 2, Provercelli 1 rete e il Cesena sta ancora a 0. Quindi povero Camploni non riesce a trovare il marcatore dopo che ha ceduto Ciano, che è un ottimo elemento evidentemente al Frosinone. Le reti subite, per le reti subite ad un certo punto c'è il Foggia che ha subito 11 gol, poi guarda caso arriva il Pescara insieme all'Entella con 8 reti subite, Provercelli con 7, Empoli con 6 e andando praticamente a scivolare verso la fine Carpi e Venezia non hanno subito nessun gol, il Parma un gol, il Brescia 2 gol. Il Parma che ieri ha conosciuto la sconfitta in casa ad opera del Brescia. Quindi il Carpi e il Venezia sono praticamente ancora le porte imbattute. Sui campi, su 3 partite, dunque per quanto riguarda la classifica, il Carpi su 3 partite ha totalizzato 9 punti, mettendo a segno 3 gol, vincendo sempre per 1-0. Il Venezia con la vittoria riportata a Bari si porta a quota 5, ma non ha subito reti, come già ho detto. Caro Gianni, ora questa è la panoramica della terza giornata. Adesso io ti sparo dei telegrammi, va bene? Perfetto. Pareggio del Pescara, tu lo hai già detto. Calo fisico nel secondo tempo, primo telegramma. Squadra troppo lunga, non riesce ad accorciarsi. Koulibaly continua a deludere. Proietti a centrocampo è bravo, però deve dimostrare avere più personalità. Pettinari con questi suoi gol sta chiudendo lo spazio a Ganz. Ganz comunque non lo aveva chiesto espressamente Zeman, che però ha accettato quando gli è stato proposto. Troppe occasioni, dalle cifre che tu hai detto prima, il Pescara ha subito troppe reti, ma troppe le occasioni concesse al Frosinone, così come troppe ne aveva concesse al Perugia e troppo anche al Foggia, che in definitiva, pur perdendo a Pescara 5-1, ebbe delle buone occasioni. Sì, però il Foggia che era una matricola, l'entusiasmo della maggiorata. Esatto. Allora, questo calo fisico, tu che sei un maestro di... Tu sei un professore di educazione fisica e stimi molto il tuo collega Zeman. Proprio per allora, questo calo fisico. Diciamo così, no? Io sinceramente tutto potevo immaginare tranne che il Pescara, dopo aver chiuso il primo tempo in una maniera splendida 3-0, che potesse subire 3 gol nella ripresa e attenzione,
perché il quarto gol era valido, per fortuna che è stato annullato, altrimenti Frosinone avrebbe vinto 4-3, questa è la verità. Sinceramente io ci sono rimasto molto male, perché il Frosinone, e qui Zeman deve lavorare sulla psiche degli atleti, perché mentre Longo, l'allenatore del Frosinone, è tornato negli spogliatoi, ha detto non è successo niente, avete visto che avete preso dei pali, le traverse e così via, seguitate a giocare in quella maniera che vedrete che noi riusciremo quantomeno a recuperare questa partita. Cioè ha saputo lavorare psicologicamente negli spogliatoi con i suoi atleti. E i suoi atleti, quando sono scesi in campo nel secondo tempo, erano praticamente proprio arrabbiati, volevano assolutamente arrivare al pareggio e magari anche a vincere. Quindi sotto questo aspetto ci hanno completamente surclassato. Io sono rimasto molto male, perché tu vinci 3-0 e poi fai una barriera, fai entrare Zampano. Ma questo è contro lo spirito tattico di Zeman. Sì, contro lo spirito tattico, ma io devo pensare anche all'interesse della squadra. Senza d'accordo che Zeman ha le sue teorie, ha le sue preferenze. Però tu devi pensare anche all'interesse della squadra. Stai vincendo 3-0, Gianni. Sì. Mi vuoi mettere la barriera? Allora, cominciamo a mettere un po' di carne a cuocere. Qualcuno dice, qualcuno, più di qualcuno, perché a me piace molto seguire la gente per strada. A me piace camminare tra la folla e tra la gente e sento il polso del tifoso. Dicono che se la squadra l'avesse fatta completamente Zeman, o Pavone insieme a Zeman, non staremmo a parlare di giocatori inadatti a questo ruolo o all'altro ruolo, quindi a non avere giocatori zemaniani. Zeman aveva chiesto due giocatori importanti per lui, uno per la difesa e un altro per il centrocampo, e non gli sono stati dati. Questa rosa, pur avendo dei giocatori bravi, io dico questo, sono dei giocatori bravi singolarmente presi, però non riescono a fare una squadra. Non è il gruppo che si unisce. A questo punto ci vuole tempo per amalgamarla, e quindi tu sei speranzoso, oppure credi che questa squadra debba ricevere a gennaio un ritocchino per essere sistemata meglio? Allora Gianni, io ti dico che per quanto riguarda l'attuale formazione noi abbiamo dei giocatori, ripeto, dei difensori tipo Balzano e Zampano, che e sono Crescenzi pure. Un attimo soltanto. Sì. Crescenzi, per fortuna, che è stato messo in campo e ha dimostrato, Crescenzi, quando sta in campo, dopo che è stato escluso ingiustamente a Perugia, il suo valore, perché il ragazzo, insomma, contro il Foggia ha dato l'anima, si è involato più di una volta, ha fatto fare un gol a Pettinari, il terzo gol, insomma, e così via. Avrebbe meritato la conferma. Non lo puoi ad un certo punto togliere informazioni, perché tu vai a smontare un ragazzo che si sta impegnando al massimo. Quindi sugli atleti bisogna intervenire anche con molta accortezza. E quindi tu non puoi mortificare chi si impegna al massimo e poi lo metti fuori squadra. Detto questo, quindi io nella ripresa avrei cercato in tutti i modi di far sì che il Pescara potesse difendere il 3-0 con chi? Con metterci qualche difensore in più, caro Gianni. È vero che tu vuoi un centrocampo che sia il baluardo nel momento in cui ti devi difendere e poi devi riproporre il tema offensivo, però bisogna fare di necessità virtù. Altro telegramma di lancio: Zeman non ha un difensore centrale rapido. Non ce l'ha perché la Ma società... tu non puoi provare un difensore centrale rapido allora con Crescenzi guarda, o con io, Zampano, allora, scusami. Facciamo una cosa, così ci divertiamo un po' a giocare sugli uomini. Allora, Pigliacelli oramai ha acclarato che è il portiere titolare, anche se Fiorillo più o meno allo stesso livello, giusto o no? Balzano, che tu hai citato. Hai detto niente. Zampano, Crescenzi. Marotta. No, parlo della destra. Poi i due centrali. E qua ce ne stanno tanti, perché c'è Perrotta, c'è Coda, c'è Fornasier, c'è Bovo, c'è Elizalde, che pare che vogliono provare. Può darsi che giochi anche sabato se arriva il documento transfer necessario, perché lui è minorenne, ha bisogno di un documento particolare. Esatto. Invece sulla sinistra c'è soltanto Mazzotta, non abbiamo altri. Allora, questa linea di difesa, secondo te, con tutti i nomi che ti ho dato, si può formare? Si può formare e si deve formare, caro Gianni, perché noi abbiamo preso, allora,
Pettinari segna dal quarto, al 39esimo e 46esimo del primo tempo. Sì. Nella ripresa Ciano segna all'11esimo e al 16esimo e poi al 27esimo Ciofani con quel gol. Ciofani non può fare quel gol in area, ma lo volete marcare stretto, non può essere libero e fare quella rovesciata facendo un gol bellissimo tra l'altro, ma non si può permettere. Senti, io la croce addosso a coda non gliela voglio dare, perché è brutto parlare del singolo e dargli la colpa della sconfitta, però che Coda abbia lasciato troppo spesso in gioco, diciamo, gli avversari, perché è lento nei movimenti, questo è un dato di fatto. Cioè, mentre gli altri venivano avanti e quindi mettevano in fuorigioco gli attaccanti avversari, Coda rimaneva fermo lì. Ma secondo te, Gianni, i cambi che ha fatto Zeman, 26esimo Baez ha preso il posto di Ben Ali, e al 30esimo Carrara ha sostituito Proietti, alla 42esimo Canute ha sostituito Brugman. Dal mio punto di vista sono criticabili, dal mio punto di vista, perché in definitiva, senza voler fare, come dici tu, una formazione diversa, troppo difensivista, che lui non è in grado di accettare, però se lui avesse messo un altro centrocampista, quindi in definitiva invece di fare 4-3-3 faceva un 3-4-3, avere un uomo in più a centrocampo probabilmente poteva dare qualcosa di più. Visto che ho parlato di centrocampo, voglio darti i nomi che ho: Carraro, Koulibaly, Palazzi, poi un centrale Proietti, poi di qua abbiamo Brugman, Valzagna, Selasi e Canutè. Può darsi che non riesci a trovare tre uomini di centrocampo? Io non so, veramente a volte resto disorientato, perché io sono convinto, l'ho detto l'altra volta e lo ripeto anche in questa circostanza, che il Pescara ha gli uomini per lottare per fare un campionato meraviglioso. Non riesco a comprendere come già alla terza giornata siamo 5 punti indietro rispetto alla capolista. Non è possibile. Perché il Pescara ha giocatori di esperienza, caro Gianni, e dipende tutto dall'allenatore cercare di fare l'amalgama, tanto sento caro... Sento una critica non troppo velata, insomma. No, ma le cose bisogna dirle così, praticamente. Chiaro. Mica io vado a mangiare a casa di Zeman. Senza dubbio. Avanti con l'altro reparto. Noi dobbiamo fare l'interesse del Pescara. Senza dubbio. Parliamo dell'altro reparto, l'attacco, e dopodiché facciamo un'analisi più globale. In attacco abbiamo, come esterno, Del Sole, di cui tutti parlano bene. Certo. Mancuso, che però è ancora infortunato. Baez, che è stato inserito un paio di volte. Al centro abbiamo Pettinari e Ganz, poi abbiamo Capone, Latti e Ben Ali. Ben Ali è la grande chiave di volta. Zeman dice che può fare soltanto l'esterno di attacco. Molti dicono che invece potrebbe essere un ottimo centrocampista. Tu come la vedi? No, Ben Ali è un giocatore universale. Sì. Può essere utilizzato proprio in maniera totale, insomma, ecco, cioè è un ragazzo generoso. Che tu corre, non riesci praticamente a seguirlo e così via, dà l'anima ad un certo punto. Quindi tu me lo vai a sostituire con chi? Con Baez. Che ha fatto Baez? Sì. Ma poi questo Baez, non lo so io, anche a Perugia mi sembra che è stato allineato, non l'ha fatto neanche, mi dispiace. Allora possiamo continuare a dire questo, considerando non una verità assoluta, però comunque un fatto positivo. La rosa è completa. È competitiva. Però allora, deve essere sistemata. Dobbiamo togliere gli alibi al tecnico. Scusami, Gianni, dobbiamo togliere gli alibi. Io stimo Zeman per il suo gioco offensivo e così via, però è bene che si sappia che il Pescara ha una rosa competitiva e non può avere 4 punti dopo 3 giornate. Perdona, ma secondo te non ci sono troppi doppioni in alcuni reparti ed è incompleta in altri? Ma dipende dall'allenatore cercare ad un certo punto di evitare i doppioni, di utilizzare praticamente il giocatore nella maniera migliore, insomma. Perché così, sinceramente, io sono rimasto molto male. Non è possibile. Il Pescara ha gli uomini per poter fare un ottimo campionato. Questo è bene che lo mettiamo in chiaro, una volta per sempre. E se Zeman, l'alibi se l'è creato, tu dici non diamogli gli alibi, ma lui se l'è creato, perché dice: io non ho parlato, ho chiesto solo 2 giocatori, questi 2 non me li hanno dati, mi hanno dato un'altra squadra, io ci lavoro sopra, però ho bisogno di tempo per lavorarci. Vabbè, il mister, il tempo è a sua disposizione, vede che cosa può fare, però è bene che lei sappia che siccome si dà il caso
che coloro i quali parlano di calcio a Pescara forse da tanti anni, non è che c'è l'università per poter andare, per poter disaminare una partita, per poter disaminare praticamente il rendimento di una squadra, non ci vuole la laurea, l'esperienza è quello che conta. E noi da 40 anni che facciamo i giornalisti e i critici, le squadre le sappiamo vivisezionare, come si suol dire. E quindi, ripeto, lei ha degli uomini in grado di poter vincere anche a Salerno sabato, però bisogna cercare trovare i giusti equilibri, caro Zeman, bisogna trovare i giusti equilibri. Hai l'impressione, questa adesso potrebbe essere una illazione, forse anche un pizzico di insinuazione, ma secondo te pensi che ci possa essere un po' di, non di attrito, per l'amore di Dio, ma un po' di qualcosa tra la società e il mister? Cioè, ma che poi, il mister ma possa... io non ci voglio neppure credere, Gianni, ma stiamo a scherzare? Sì. Ma stiamo parlando di una squadra professionistica, stiamo parlando, e ci possono stare degli stress, ma che stiamo facendo? I campionati di terza categoria? Qui a livello professionistico ad un certo punto, che stress ci devono stare? Tutti quanti insieme devono lavorare, l'ambiente deve essere sereno e l'allenatore deve avere l'abilità di galvanizzare i giocatori, di entusiasmarli, perché quando uno entra in campo con la maglia bianca-azzurra deve dare l'anima. Allora, perdona un attimo, perché siccome tanto gira che ti rigira il nodo è questo del centrale difensivo che non è all'altezza della situazione. Allora, rifacci. Lo devi inventare Zeman. Rifacci con nomi. Gli uomini che ha, caro rifacci Gianni, va bene? Perrotta. Dove, scusami Gianni, sì. Ma dove sta scritto che uno nasce terzino sinistro e non può essere spostato al centro? Per me l'hai dato il nome, ma hai detto Crescenzi allora. Ma ci sta la possibilità, insomma. Potrebbe essere. L'allenatore deve cercare di rendere la squadra granitica, sì. Perché tu non puoi dopo 3 giorni già aver subito 8 gol. Non è possibile, allora, Gianni. Allora fammi a sentire. L'idea tua di Crescenzi centrale, ma come può no? Essere, ma perché lui è un gladiatore, lui non ma lo il fa fatto di pensare invece di pensare a un Crescenzi centrale, pensare a utilizzare. Ma c'è anche Balzano, c'è anche Zampano. A utilizzare questo Elizalde che non ha ancora la maggiore età. Io non lo so, insomma, non lo so di questi Zalmoni. Cerchiamo di farlo maturare gradualmente, insomma, non fissiamoci, ma perché è sudamericano e che sia praticamente ora. La panacea di tutti quanti i mali, insomma, già. Pensiamo a sabato prossimo, come andate è andata. Pensiamo a sabato prossimo, caro mister, si deve andare a Salerno e si deve assolutamente vincere. Si deve assolutamente vincere, perché la Salernitana ha 2 punti, viene fuori da 2 pareggi, 1-0-0 a Venezia nella giornata inaugurale, sì. Poi 3-3 in casa con la Ternana e ieri ha perso 1-0 a Carpi. Quindi ora la Salernità vorrebbe rifarsi, ma anche il Pescara si deve rifare. Per cui, caro Zeman, cerchi di preparare la sua squadra per andare a Salerno e aggredire i campani per vincere questa partita. Perché noi dobbiamo passare subito da 4 a 7 punti, dobbiamo riavvicinare la vetta, non ci possiamo allontanare già dalla vetta alla terza giornata e non possiamo subire tanti gol, va bene, come è stato fatto finora. Ermanno, tu prima, io sono molto attento quando tu parli, anche se ti vedo che ogni tanto ti fai prendere dalla foga, però dalla foga, seguo, dalla passione. Però ti seguo. Tu hai parlato di psiche, ma non una sola volta, hai parlato di psiche più di una volta. Fondamentale. Allora io mi chiedo, siccome tutti abbiamo sempre riconosciuto, perché adesso qui è inutile stare a pensare che si voglia mettere in discussione, perlomeno io personalmente non metto in discussione Zeman, perché Zeman mi pare che possa essere considerato davvero un maestro di calcio. La sua forza è stata sempre quella di avere delle squadre molto ben preparate fisicamente. Come mai questo Pescara non è preparato fisicamente? Perché che cala nel secondo tempo? Lì ad un certo punto, insomma, è la sua. A parte il fatto che per quanto riguarda la preparazione, ovviamente bisogna guardare a lungo il campionato, perché sì. Il campionato è lungo e così via. Però, caro Gianni, ma tu hai visto il Frosinone con quanta grinta i ragazzi nel secondo tempo sono rientrati in campo? Sì. E lì è stato fatto un lavoro psicologico, sì. Parliamoci chiaro. Sì. Quindi allora, ecco perché io dico sempre la psiche, sì, la preparazione ci vuole, indubbiamente. La preparazione, perché è fondamentale, velocità e resistenza, al di là della tecnica, sono elementi fondamentali. Ma quello che conta è come tu affronti una partita, con quale grinta tu affronti la partita. Il Perugia
Quando ci ha attaccato, va bene, lì nei calci d'angolo e così via, stavano tutti quanti in area, volevano assolutamente fare gol, ci aggredivano. E noi dobbiamo avere quella grinta del Perugia, quella grinta anche del secondo tempo del Frosinone. Consentimi di provocarti un attimo, giusto per, anche per dare un po' di paprika, che è ancora più eccitante. Sì. Tu prima hai parlato quasi di Serie A, tu hai detto questa è una squadra che può stare in una medio-alta classifica e quantomeno fare i play-off. L'ho detto anche la settimana scorsa. Oh, quantomeno. Questo è il tuo pensiero, ma non pensi che all'interno della società invece si stia pensando ad un anno di transizione per rifarsi un pochino il look, diciamo, eventualmente pensare alla Serie A tra 2 anni, in modo da poter rimettere a posto certe situazioni, perché il concetto è sempre questo. Si è parlato negli ultimi anni di tanto movimento in entrata del Pescara e non proprio tanto movimento in uscita, per cui dice, se la società avesse impegnato qualche soldino in più, probabilmente oggi staremmo a parlare di altro. È possibile che la società, dopo lo scotto del campionato passato, abbia deciso di riprendere fiato, facciamo un bel campionato di transizione, valorizziamo qualche giovane e poi vediamo che fare? Gianni, da che mondo è mondo, siccome io vengo dal mondo sportivo, prima come atleta, poi come insegnante, poi come giornalista, da che mondo è mondo, quando si fa un campionato si scende in campo per vincere, per vincere. Sì. Quindi potrebbe anche essere vero quello che tu dici, ma no, è solo che un'idea, sia un campionato così di transizione. Però io ripeto, gli sportivi vogliono vedere una squadra vincere. Sabato, quando il Pescara ha segnato un gol, 2 gol, 3 gol, io poi sono sceso tra gli sportivi nell'intervallo e vedevo la gente che era contenta, era soddisfatta, perché questo è lo sport, vincere è la cosa bellissima. Senti. Poi quando invece tu a un certo punto alla fine, nella ripresa, ho visto il capovolgimento di fronte, insomma, ma che stiamo a scherzare? Senti, io non voglio apparire volgare perché parlo di soldi, per l'amore di Dio, però quando tu fai una rosa di tanti elementi, dove ci stanno però tantissimi ragazzi che sono soltanto in prestito, a memoria faccio dei nomi tipo Capone, tipo Latte, tipo Palazzi, tipo Carraro, tipo Cappelluzzo, Ganzo è definitivo, Balzagna, Koulibaly, che anche lui è un prestito dell'Udinese. Allora a questo punto Baez, anche lui, cioè tutti questi prestiti, secondo te non possono incidere negativamente in quella che può essere la costruzione di una squadra? Nella maniera più assoluta, perché ogni giocatore vuol rendere al massimo. Dipende da come tu riesci a gestire i giocatori, caro Gianni. Ripeto, quello che è fondamentale è cercare di far capire ai ragazzi, ragazzi, voi siete bravi, avete le qualità per poter vincere, entrate in campo come 11 leoni, bisogna settimana cercare di lottare in tutte le maniere per cercare di vincere. Quindi dipende dalla preparazione psicologica, caro Gianni. La psiche dell'atleta, noi l'abbiamo studiata all'ISEF, la psiche dell'atleta, anche il professor Zeman l'ha studiata. La psiche dell'atleta è fondamentale, parliamoci chiaro. Come tu riesci a preparare psicologicamente l'atleta e la squadra, così praticamente loro ti rendono. Bisogna galvanizzarli, far capire che sono forti, devono scendere in campo e dire ora ci dobbiamo battere contro la Salernitana e dobbiamo assolutamente vincere. Questo è il Pescara che voglio io. Ci vuole determinazione, convinzione. Due minuti abbiamo al termine, quindi in 2 minuti potrei farti un'altra domanda, però poi la risposta ci prenderebbe tanto tempo. Allora ti faccio un regalo, ti regalo 2 minuti. Che hai da dire? Due minuti. Allora, cari amici telespettatori, scusate se ad un certo punto ripeto, insomma, abbiamo passato una settimana un pochettino così fra gli alti e bassi. Un po' deludente, dai. Un po' deludente, insomma, se io ci sono rimasto veramente male. Sul 3-0 ci avevamo fatto la bocca poi buona. Poi c'è un particolare che io avverto troppo, va bene, quando il Pescara vince, come vi ho detto, anche le settimane scorse sono felice per tutta la settimana, quando il Pescara perde non vince, insomma,
subendo la tristezza in me. Va bene. Quindi, caro Gianni, il Pescara è una medicina per i tanti tifosi. Allora, per riportarti un po' di entusiasmo, io chiedo al nostro amico regista, che è anche un collega oltretutto, grande Leo, Leo Di Blasio. Blasio. Leo, facciamolo emozionare, rimandagli la bella, il bell'inno del Pescara e così chiudiamo la trasmissione in bellezza davvero, e noi ci daremo appuntamento a lunedì prossimo per commentare insieme ad Ermanno Ricci, mi auguro, la vittoria, però saremo qui a commentare la partita salernitana. Il Pescara segnerà sicuramente salernitana, però poi bisogna cercare di difendere il vantaggio che il Pescara ha con determinazione. Lunedì prossimo commento di Salernitana Pescara. Per ora grazie a Ermanno Ricci, a voi tutti un abbraccio come sempre da Gianni Lussoso, appuntamento a lunedì, ciao a tutti. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!